La firma Padis Grafica permette di scegliere la posizione e la dimensione del campo che ospita la firma remota. Il formato di firma Padis è applicabile ai soli file PDF, DOC, DOCS, XLS, XLSX, supportati da Microsoft Word e Microsoft Excel, versione 2007 o superiore. Per iniziare, avvia il software Aruba Sign. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti, oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto colonna Documenti firmati è possibile rinominare i file. Una volta caricati i file dal menu a tendina indicato, seleziona la tipologia di firma desiderata. Abilita il checkbox Firma grafica. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma, puoi apporre ai file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca Prosegui e firma. Scegli la posizione e la dimensione del campo che ospiterà la firma remota. Apri la finestra Opzioni posta sulla destra della schermata. Mediante queste funzioni hai la possibilità di caricare dal tasto Modifica un'immagine in formato GIF, JPEG, PNG da sostituire a quella presente di default per il timbro. L'immagine caricata è ridimensionata in scala rispetto alle dimensioni dell'area selezionata. Puoi inserire la data, il luogo o un motivo. Abilitando la funzione indicata, la firma grafica è apposta preservando il formato stesso. Clicca su Prosegui per salvare le impostazioni e continuare. Al punto 1 clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2 inserisci il nome utente e la password della firma remota. Clicca Prosegui. Nella schermata successiva inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP USB, in base al generatore di OTP che hai acquistato. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzare il codice in chiaro. Clicca Firma per ultimare l'operazione. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato oppure clicca su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, basta utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file, con la differenza che questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione.